Allora, Alessio Boni, allora, Iliade, il gioco degli dei e lo spettacolo con cui arriverai all'Ambra Iovinelli. Quindi, insomma, questa riscrittura un po' del mito dell'Iliade, Zeus convoca gli dei e che cosa succede? Questo non te lo dico. Succede che rimangano lì tutto quanto il fatto drammatico, tragico, il poema della guerra, come diceva Simone Weil, Ettore, Achille, i duelli, eccetera, per arrivare a una conclusione. Ovviamente è l'eterno uguale che ritorna, secondo noi. Cioè, l'Iliade, gli ultimi 51 anni della guerra di Troia dopo 10 anni, sono tutti molto stanchi, eccetera. C'è la peste, c'è questa guerra in corso e gli dei si divertono. Chi sta parteggia per i troiani, chi per gli achei, e si divertono a tirare le trame di questi eroi, questi comuni mortali, e giocano proprio per capriccio. È vero che ne ca cambia tutto perché tu non fai mai il bagno nello stesso fiume, perché quando scorre l'acqua è un altro fiume nello stesso giorno, anche se rifai lo stesso bagno, ma è la stessa situazione. Sembra che non cambi nulla. Noi usciamo da una pandemia, è scoppiata una guerra enorme, al di là di tutte quelle che ci sono nel pianeta, e gli dei sono i nuovi potenti che tirano le fila di questi poveri soldati comuni, mortali, che per i loro capricci, per i loro spostamenti geografici e potere, sete di potere, l'insolenza del potente e quant'altro, giocano con l'essere umano. Quindi ci sembrava di un attuale incredibile, e poi il classico lo è sempre, ci mancherebbe, è la potenza di Omero, ci mancherebbe quello, però questa pietra miliare che ci portiamo appresso, che ogni volta rivanga, rivanga. Tutto questo non è solo un inno alla guerra, ci mancherebbe, che è straordinariamente descritta dalla pena di Omero, ma è questa sete di pace che hanno in continuazione, che si legge nelle trame tra Achille, tra Andromaca, tra quello che dice Ecuba, tra quello che dice Elena, in continuazione, ma è una pace struggente, terrificante, perché ha la spada di Damocle di questa morte ogni secondo che passa e potrebbe essere l'ultimo. E quindi non è mai una pace serena ed è una sensazione che si sente ultimamente addosso anche a noi. Speriamo bene, debutteremo il 12 di dicembre al Teatro Donizetti di Bergamo e che gli dèi ce la mandino buona. E arriveremo al Teatro Ciao. Ambra Iovinelli invece. Dal 13 al 24 marzo saremo qui all'Ambra Iovinelli. Grazie, in Ciao bocca al lupo. e viva il lupo!